Dopo il lancio è importante far scendere l'esca sul fondale. Spesso l'attacco avviene proprio in queste fasi. Nel frattempo sarà nostra cura non perderne il contatto, mantenendo una minima tensione sulla lenza, abbassando la canna fino a metterla parallela all'acqua. La fase di recupero è fatta di piccoli scatti e pause che permettano all'esca di tornare sul fondale. In questi frangenti è meglio aspettare un istante in più, piuttosto che avere l'esca staccata dal fondo, cosa peraltro assai comune nelle prime uscite di pesca, poiché non si dispone della sensibilità necessaria. I piccoli colpi sull'esca, che provocheranno dei saltelli, saranno effettuati con la cima della canna, sempre tenendo in leggerissima tensione la lenza, al fine di avvertire la possibile delicata mangiata del predatore. Vediamo da vicino adesso come sono costituite, come sono preparate le montature Dracovic. Qui abbiamo tre esempi di montature Dracovic originali. Essenzialmente sono formate da una gabbietta in acciaio, un filo di rame, un piombo chiamato chevrotin e due braccioli a cui sono collegate le relative ancorette. I braccioli possono essere mediamente o in acciaio o in treccia di metallo, quindi qualcosa di morbido e che è possibile annodare, oppure esiste una terza soluzione che è quella costituita dai braccioli in Dyneema, e poi vedremo il perché è utile utilizzare i braccioli in Dyneema. Le gabbiette in acciaio possono essere di varie misure in funzione della dimensione dell'esca che stiamo utilizzando. La loro testa, il loro collegamento può essere rotondo oppure a freccia, poiché possiamo avere montature di tipo industriale oppure fatte a mano o attraverso dei semplicissimi procedimenti che possiamo sviluppare a casa con la nostra fantasia. Il filo di rame che serve a bloccare l'innesco è il normalissimo rame acquistabile in qualsiasi negozio di ferramenta, è di modello molto malleabile, di un diametro di circa 0,3 mm. Le chevrotin sono una parte invece importantissima nelle montature Dracovic. Sono di varie misure, mediamente tra i 7 e i 25 grammi, e la loro misura è sempre funzione della profondità di pesca e della velocità della corrente. È possibile anche avere delle chevrotin colorate attraverso dei procedimenti molto semplici di colorazione che possiamo effettuare direttamente a casa, oppure acquistare chevrotin colorate di rosso o di giallo, quindi colori estremamente evidenti. Le montature Dracovic sono composte da due ancorette. La scelta delle ancorette è abbastanza importante, la loro misura deve essere funzione delle dimensioni dei predatori che andiamo ad insediare e del tipo di esca, delle dimensioni dell'esca che stiamo utilizzando. Nel caso di pescalluccio può essere anche consigliato aggiungere un piccolo fiocchetto rosso all'ancoretta di coda per rendere l'innesco ancora più evidente. Le ancorette andranno collegate alla testa della gabbietta Dracovic con un piccolo spezzone di Dyneema oppure in filo d'acciaio o in una treccia in grafite che è possibile annodare, che è molto indicata per rendere le montature dedicate alla pesca a luccio più morbide. Una valida alternativa alle esche naturali è rappresentata dalle imitazioni in silicone. Qui ne abbiamo alcuni esempi montati direttamente sulle classiche montature Dracovic. Un'alternativa alle montature Dracovic è rappresentata da questo tipo di costruzione artigianale in cui la gabbietta è sostituita da una molla che verrà letteralmente avvitata all'interno dell'esca siliconica. In questo modo non avremo bisogno di utilizzare il filo di rame per serrare ulteriormente l'esca alla montatura. Per collegare la montatura ad un cavetto d'acciaio, utile per i lucci, useremo un moschettone di dimensioni generose che lasci la massima libertà di movimento all'esca. Canne da morto manovrato sono canne che assomigliano molto a quelle da spinning. Normalmente sono in due pezzi. La loro lunghezza varia dai 2,50 ai 3 metri. Le canne da 3 metri sono quelle usate per la pesca da riva. Per la pesca dalla barca si usano canne da 2,50, 2,60, massimo 2,70. La differenza costruttiva rispetto alle canne da spinning sta nell'azione. Le canne da morto manovrato sono molto più rigide. Questo serve a sentire meglio le toccate, specialmente quando si pesca in luccioperca, perché la mangiata luccioperca è molto più delicata rispetto a quella del luccio o del persico o del siluro.
Un'altra differenza costruttiva rispetto alle canne da spinning, nelle canne da morto manovrato, è la lunghezza del manico. Questo perché nell'azione di pesca la canna deve essere l'ideale prolungamento del braccio del pescatore, quindi il manico deve appoggiare perfettamente al gomito. Molte canne sono costruite con portamulinello ad anelli per poter regolare meglio la lunghezza dell'impugnatura stessa in base al pescatore. Questa canna in particolare invece è dotata di un portamulinello a vite fisso, questo perché essendo una canna usata molto spesso anche in acque popolate da siluri, un combattimento con un pesce da 50-60 kg con un portamulinello ad anelli invece che a ghiera può portare il rischio di perdere il mulinello e conseguentemente anche il pesce. Osserviamo l'innesco di un silicone su una montatura Draco, un'ottima alternativa in mancanza di esca naturale. La tecnica d'innesco è identica a quella dedicata al pesce morto e che più tardi vedremo direttamente effettuata da Olivier Portrat. Una buona scorta di siliconi è quindi indispensabile per affrontare una settimana di pesca. Osserviamo adesso Olivier che innesca un piccolo pesce esca. La lunghezza della montatura dovrà essere circa la metà della lunghezza del pesce esca che abbiamo scelto al fine di avere una buona mobilità della coda del pesce. Il filo di rame di diametro compreso tra 0,30 e 0,50 mm ha un compito importante con le esche naturali, quello di bloccare l'esca alla montatura. Il rame è molto malleabile e facile da usare e con esso foreremo dietro le branchie del pesce esca facendo passare il filo e quindi facendolo passare nell'anellino della montatura. L'esca sarà quindi solidale e ben bloccata. Effettueremo questi passaggi in successione per garantirci la massima tenuta dell'esca e sfruttando la lunghezza del filo di rame, solitamente di circa 15 cm. Chiuderemo quindi la fase di bloccaggio avvolgendo il rame senza tagliare la carne dell'esca. Finito con il bloccaggio, passeremo alle ancorette. In questo caso abbiamo scelto di pescare con braccioli in Kevlar, assai morbidi e comunque resistenti anche nel caso arrivi un buon luccio sull'esca. Le ancorette vanno disposte nei due lati dell'esca in modo che questa sia bilanciata. È fondamentale che mai il rame passi sopra i braccioli affinché questi siano liberi e non provochino danni all'esca in caso di incaglio sul fondale. La montatura è quindi pronta e si deve notare come sia libera di ruotare facilmente e semplice da usare. Questo è il vero segreto del sistema Dragovic.